La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale, non possiamo accettare continue tragedie. Lo ribadisce il presidente Mattarella nella giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Nadia Zikowski, poi Vittorio Romano. Sono stati fatti tanti passi avanti anche nella coscienza comune. Il mondo del lavoro è cambiato, eppure continuano a ripetersi tragedie con cadenza quasi quotidiana. La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale. Il presidente Mattarella scrive un messaggio nella giornata dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro e insiste: bisogna partire dalla prevenzione continua e rigorosa. Alla vigilanza sulle norme bisogna dedicare forze e risorse, scrive, e tanto ancora resta da fare: colmare le lacune, contrastare le inerzie e le illegalità per sconfiggere gli opportunismi. Questa giornata è occasione per riflettere, questo è l'invito, sulla sofferenza di chi perde un congiunto e di chi sopravvive riportando un'invalidità permanente, sulle conseguenze fisiche, morali, sociali di tutto questo, sulla necessità che tutti facciano la propria parte, dalle istituzioni ai dirigenti ai lavoratori, nel promuovere una consapevole cultura della sicurezza. Cosa è successo a suo marito? Lavoravo in una ditta di argenteria, ho avuto un incidente con un macchinario. La voce delle vittime nella 69esima giornata nazionale dell'ANMI, dell'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, celebrata a Palermo, una strage quotidiana. 416.900 gli infortuni dall'inizio dell'anno, 685 decessi, quasi 3 ogni giorno. L'ultimo venerdì mattina un operaio di 57 anni rimasto incastrato in un macchinario mentre pulivano l'oleodotto a Pisa. Un mese fa, nell'Oltrepò Pavese, 4 operai sono annegati in una vasca di compostaggio, nomi che si aggiungono all'elenco delle 17.000 vittime censite dall'INAIL negli ultimi 10 anni. Gli incidenti sono enormi, i numeri sono più di 2.000 infortuni tutti i giorni, se facciamo il calcolo, e i morti, più di 3 morti al giorno, è un altro numero non accettabile. Nel 2019 gli infortuni mortali sono diminuiti del 3,9% rispetto all'anno scorso, quando si raggiunse il picco di decessi anche per il crollo del ponte Morandi. Non basta fare la conta delle vittime, dice l'ANMI, bisogna mettere a punto una strategia. Secondo i sindacati, in tutta Italia mancano 1.500 ispettori del lavoro.